quanto dura Andrea? No, poi dopo un po' tagliamo. No? Ok, Mariangela, siccome doveva sostenere tutto l'intervento, il chiaro è lungo, quindi adesso tu c'hai delle slide, c'hai qualcosa? Va bene, allora adesso questo lo interrompiamo e può interromperlo, grazie. Ma poi lo facciamo vedere. Stati enti gestori
assessori del comune di Montalbano di Tona in un progetto diciamo similare, dedicato a nuclei familiari e a uomini singoli, e dall'anno scorso siamo ente gestore di una parte del progetto scolare di Messina per vulnerabili, dedicato a uomini con necessità di assistenza sanitaria prolungata. E accogliamo 15 uomini con disagio fisico o nell'accoppiarci con una mia. Cercherò di fare una piccola carrellata di questi progetti, cercando un po' di entrare le specificità di ognuno. Le famiglie ospitate nel progetto Spread Open Access vivono in una casa di accoglienza messa a disposizione dal comune di Messina, situata a Villa Lina. Frequentano il mercato di giostra, frequentano il mercato ittico, che amano tantissimo, i bambini e i ragazzi frequentano gli asili e le scuole del territorio. I vicini di casa, durante l'emergenza acqua, non passavano giorni in cui non si avvicinavano per chiedere se i ragazzi e le famiglie avessero acqua, e in qualche caso l'hanno anche portata. Non sono mancati ovviamente gli iniziali giudizi reciproci, perché non sono solamente nostri, sono ovviamente anche delle persone che accogliamo, che si sono smorzati grazie al lavoro certosino dell'equipe, dei mediatori culturali della circoscrizione, e insieme ai vicini di casa, insieme ai professori delle scuole, alle educatrici, degli asili, ai medici del territorio, con i quali sono stati promossi veri e propri incontri per spiegarsi, per conoscersi e per prendere coscienza reciprocamente di quelli che sono gli impliciti culturali che spesso sottostanno alle comunicazioni e che, se non esplicitati, possono facilmente alimentare dei pregiudizi. Questo, per esempio, è una foto di un incontro fatto col consultorio, che più volte le operatrici del consultorio sono venute a trovarci, i beneficiari con gli operatori sono andati al consultorio. Anche il pagliaio di base è venuto a trovarci. E questa è la festa di Natale e il coro organizzato. Questo è un laboratorio di pittura organizzato all'interno della casa di accoglienza. E questi sono i pomeriggi di Ted e Ne con i tirocinanti dell'ECAP. Sono venuti i tirocinanti in mediazione culturale, hanno organizzato questi momenti in cui le donne si hanno imparato a fare le decorazioni con le Ne. Ovviamente sono piccoli input che non possono essere esaustivi di tutto quello che viene fatto all'interno del progetto. Ci sono anche dei beneficiari uomini nel progetto che vivono in un appartamento dell'Annunziata. Alcuni di loro, arrivati da minorenni nel territorio, hanno voluto rimanere a Messina anche una volta finito il progetto, e grazie alla ricerca di profili formativi in un'azienda del territorio, cercati sulle basi delle competenze di ognuno, sono stati assunti e vivono in delle case in affitto, trovate anche queste con la mediazione del progetto. Questa è la foto di una gita a Milazzo, e questa è la fine del progetto di uno strozzo che è stato assunto in tempo indeterminato in un ristorante con una grande consulenza. Passo ora al progetto di Montalbano e Licona. I beneficiari del progetto del comune di Montalbano e Licona, borgo più bello d'Italia 2015, vivono in delle casette che il comune aveva ristrutturato ad uso turistico nel centro storico. A volte si lamentano del freddo, ma rimangono incantati dalla neve. I ragazzi dell'equipe, quasi tutti di Montalbano, colgono sempre gli umori e le opinioni degli abitanti e operano un costante raccordo tra la popolazione italiana e i migranti. Gli ospiti accolti partecipano alla festa medievale in costumi d'epoca, frequentano i bar, il centro di aggregazione femminile e il pub. Alcuni fanno parte dell'associazione culturale Per un futuro fatto a mano, che organizza cineforum e momenti di aggregazione nelle feste del paese. Coloro che vogliono rimanere nel territorio intraprendono tirocini formativi nell'ambito delle attività produttive del territorio di Montalbano e Licona, come l'allevamento bestiame, la produzione casearia, l'agricoltura, settori ormai abbandonati dai giovani italiani che scelgono altri percorsi sui quali costruire la propria formazione. I beneficiari, invece, che progettano di andare via durante la loro permanenza in paese, svolgono tirocini formativi con il comune di Montalbano, svolgendo un'azione di pubblica utilità. Questa è la firma del patto di accoglienza del comune, che si segue di Montalbano, che è sempre molto presente. Questa è la giornata moglie del rifugiato. E questa è la festa delle culture, all'interno della quale sono state presenti 13 nazionalità diverse. Sono stati
anche in costumi tradizionali. E andiamo, mi scuso per la brevità in cui parlo dei progetti, però è bene dare tempo a tutti. Al progetto Sopravvivenza Vulnerabili, riservato nel nostro caso a uomini con vulnerabilità fisiche. Il progetto si svolge in una villetta a 2 piani a Corporaci, a pochi chilometri dall'ospedale Papardo. Gli operatori fanno una formazione H24 e l'equipe è composta da professionisti delle relazioni di aiuto, abbiamo ben 2 psicoterapeuti all'interno dell'equipe, e si trovano, la nostra equipe si trova ad affrontare situazioni di estremo disagio sia psichico che fisico. Questo tipo di progetto SPRAR è una novità all'interno del sistema di accoglienza previsto dal Ministero. Sono 15 in tutta Italia i progetti per vulnerabili e hanno cominciato la loro attività dopo giugno 2016. Si tratta quindi di progetti pilota, non esistono esperienze pregresse. Alcuni degli uomini accolti hanno disabilità o patologie permanenti pregresse alla migrazione, hanno subito episodi di persecuzione, hanno effettuato il percorso in deserto e sono passati dalla Libia, dove la violenza ormai è diffusa e indiscriminata. Tutti portano con sé ferite sia visibili che invisibili. La convivenza che porta persone che portano vissuti così frammentati non è facile. L'equipe, oltre a farsi carico dell'assistenza sanitaria, affronta quotidianamente le situazioni conflittuali, spesso emergenziali, con coraggio, professionalità e dedizione. Purtroppo, con una densità così alta di disagio e di traumaticità, il rischio di contagio psichico per gli operatori è elevato. La supervisione psicologica dell'equipe è stata affidata a un etnopsicoterapeuta di lunga e comprovata esperienza, una psicoterapeuta che ha lavorato con Natan e Piero Coppo. Emergono però alcune criticità intrinseche. Risulta infatti impossibile applicare le stesse metodologie che si adottano negli altri progetti per favorire l'autonomia dei beneficiari. Ognuno degli uomini accolti ha bisogno, oltre che di un percorso di assistenza prolungato, di una cintura di protezione più solida, composta non solo dagli operatori dell'equipe, ma anche dalle istituzioni, specialmente quelle sanitarie, che dovrebbero essere coinvolte nella gestione quotidiana del progetto. Occorre instaurare un confronto costruttivo tra tutti gli enti coinvolti, enti gestori dei progetti, comuni, ASP, servizio centrale, ministro dell'Interno e non per ultimo il ministro della Salute, al fine di produrre delle linee guida adatte a questo tipo di utenza. Questa è la festa di Natale, dove abbiamo un Babbo Natale nero. Mi sento di dire anche un'altra cosa in veste di autocritica rispetto a questo tipo di progettualità. Probabilmente decidere di fare dei progetti per vulnerabili, sia da parte del servizio, cioè del Ministero, che anche da parte di nostra, che ci siamo scommessi in questo tipo di progettazione, è rischioso. Forse bisognerebbe pensare a dei progetti speculari, quindi con in accoglienza persone sia con disabilità che persone che non hanno disabilità, in maniera che si possano integrare tra loro. Infine vorrei dare la parola a un beneficiario dello SPRAR di Montalbano, Sumaila. Ah no, scusate, sono i ringraziamenti. La parte più bella, noi accogliamo, questo è un oggettino che è entrato a Villalina e ci teniamo tantissimo a dare un sentito grazie a tutti gli attori coinvolti, ai nostri partner dell'ARCI, ai responsabili dei progetti e agli operatori che ogni giorno senza alcuna pubblicità e senza alcun ringraziamento compiono piccoli miracoli. Il mio italiano non è meglio del nostro.
sono Sumaila, vengo da Costa d'Avorio, io sono ivoriano. In Costa d'Avorio io sono ingegnere informatico, io sono laureato in informatico. Sì, informatico. Io sono venuto in Italia dopo la guerra che avevo in Costa d'Avorio nel 2011. Non voglio troppo parlare del mio storio, ma volevo ringraziare l'Italia per la sua accoglienza. Oggi io sono qui, vivo a Montalbano, in Licona. Voglio approfittare per ringraziare tutte le cooperative che lavorano per nostri. Nostri sono tutti gli migranti. E a Montalbano voglio ringraziare particolarmente le persone che lavorano per il progetto SPRA Pro Alto 2000. Sono Gaetano, Daniel e Filippo. Voglio le dire grazie mille. Adesso io ho fatto il tirocino alla comune di Montalbano. Volevo approfittare per ringraziare anche il sindaco di Montalbano che voleva mi accettare per fare il tirocino alla comune. E non voglio preoccupare, voglio ringraziare anche l'Italia perché l'Italia, quando io sono venuto qui, non voleva rimanere qua, voleva andare a Francia, ma le membri di progetto SPRA Montalbano mi hanno dimostrato che loro sono veramente umani, loro amano l'uomo. E io voglio rimanere qua per il mio futuro. Devo apprendere ancora bene l'italiano. Bravo! Grazie di cuore anche per questa comune. Adesso diamo la parola a Ciccio Giunta, che è un veterano, è un veterano che, insomma, io ho avuto il piacere di incontrarlo casualmente in un incontro scolastico, diciamo così, lo conoscevo, insomma, di fama. E insomma, ritrovarlo lì è stato piacevole per riallacciare, diciamo, un percorso. Quindi lascio la parola a Ciccio, che ha anche, penso, un video. Allora Ciccio, che ci fa rendere. Vedi, abbiamo portato in foto anziché farli venire, è stato più pratico. Thank you.
Di molti dei nostri e molti di questi non ci sono più perché hanno proseguito il loro percorso migratorio, perché come già diceva Salvo prima, Salvo Gulletta, molti di loro passano da qui ma proseguono il loro progetto migratorio, e per noi è anche un piacere rivederli. Anche emozionante, perché abbiamo condiviso un pezzo di strada importante, almeno noi riteniamo che sia un pezzo di strada importante, dico, per noi e soprattutto per loro.
avete visto alcune cose, è un po' una fotografia, questo piccolo video è un po' una fotografia anche dei nostri partner, no? Avrete riconosciuto sicuramente i responsabili della comunità di Sant'Egidio, con cui noi collaboriamo tantissimo, avrete riconosciuto le bandiere e le persone di Lega Ambiente, avrete riconosciuto anche Maria Elena Calabrese, in una velocissima nella sua vista di futuro territoriale, avrete riconosciuto sicuramente tutta una serie di attività che non sono soltanto di evasione, la marcia da piedi scalzi, l'aiuto che i nostri ragazzi hanno dato anche alla popolazione di Milazzo, quando 2 anni fa c'è stato il nubifragio che ha allagato buona parte di un quartiere dove alcune delle nostre abitazioni insistono. Insomma, tutta una serie di cose che sono l'ordinaria quotidianità del nostro progetto. Due parole sul nostro progetto, vado proprio molto veloce. Noi stiamo gestendo in questo momento 3 progetti SPRAR, 2 per minori stranieri non accompagnati, uno ubicato nel comune di Milazzo e uno ubicato nel comune di Pace del Mela, con 9 utenti ciascuno. È un progetto più grande per uomini singoli, adulti, ordinari, categorie ordinari, che è a Milazzo e che in questo momento accoglie 47 persone, 47 persone tra cui una famiglia di 8 persone, una famiglia siriana che è ospitata all'interno del programma di reinsediamento da paesi terzi che lo SPRAR ha contribuito a integrare. 47 persone che non vivono tutte assieme, perché il modello dell'accoglienza diffusa l'abbiamo sposato sin dall'inizio, e vivono in 8 case o appartamenti o case singole che sono dislocate in diverse zone del comune di Milazzo. Che dire, io vorrei sottolineare 2 o 3 cose anche per intanto per non ripetere le cose che facciamo, perché credo che siano cose comune un po' a tutti i progetti, dalla attività di alfabetizzazione alle attività di tirocinio formativo presso le aziende del territorio, alle attività che poi normalmente svolgiamo. Anche noi abbiamo scelto il modello dell'erogazione del denaro per far sì che i ragazzi si rendano sempre più autonomi nella gestione quotidiana del fare la spesa, del scegliere le cose che da mangiare, quelle che non sono di loro gradimento. Noi riteniamo che sia anche un modello, fra virgolette, ecologico, perché quando come tutti noi facciamo, andiamo a fare la spesa, non scegliamo il superfluo, scegliamo le cose che ci servono ed evitiamo di buttare delle cose, così come avviene invece nel modello dei mega appalti di catering che servono soltanto a chi gestisce queste cose e non ai beneficiari. E allora il nostro modello ormai credo sostanzialmente condiviso un po' da molti di noi che fanno questa esperienza da tempo. Noi siamo veterani, non so se siamo veterani sicuramente come cooperativa, perché fra un mese facciamo 33 anni, quindi sicuramente un po' di anzianità ce l'abbiamo. Lavoriamo nel settore dell'immigrazione ormai da 5 anni e mezzo, abbiamo iniziato con l'emergenza Nord Africa, perché allora ci sollecitarono a darci da fare in questa iniziativa, con il Comune di Milazzo creiamo questa struttura di accoglienza temporanea, che era una prima accoglienza. Ma noi ci siamo caratterizzati subito, ce lo dissero gli operatori di Save the Children che facevano le ispezioni nelle strutture di accoglienza temporanea. Quando ci vennero a trovare, capirono un po' cosa facevamo, ci dissero: ma perché non fate una seconda accoglienza? Perché voi
corso d'opera di poi modificato alcune cose. In questi 5 anni e mezzo non abbiamo mai smesso di accogliere, dico, neanche un giorno, dico, siamo passati quindi dalla struttura di accoglienza temporanea a un gruppo appartamento totalmente autogestito da noi, dico, per continuare con l'esperienza di accoglienza, dico, di ragazzi che divenuti maggiorenni volevano rimanere a Milazzo, dico, e continuare questo, questa loro permanenza da noi. E poi sono arrivati i bandi SPRAR che Mariella non ci ricordava, dico, ed è iniziata l'esperienza prima con gli adulti e subito dopo con i due progetti SPRAR minori, dico, dentro le nostre due comunità di accoglienza già accreditate, dico, presso l'assessorato regionale. Questa nostra doppia, diciamo, veste, dico, di gestori di, dei progetti minori e del progetto adulti ci mette in una situazione privilegiata, devo dire. La situazione privilegiata è quella di garantire, o meglio, dare la possibilità, ovviamente, di se approvata di quel servizio centrale, di far proseguire di quell'esperienza di accoglienza ai minori che sono in uscita. Voi sapete, dico, che è vero che in questo momento, dico, l'età, dico, di accoglienza, l'età di anagrafica dei minori accolti si sta abbassando, e si sta abbassando sempre di più, dico, ma, dico, la maggioranza dei minori sono, arrivano ancora da noi, dico, 16enni, 17enni, quasi 18enni. La possibilità di avere, dico, con il consenso ovviamente del servizio centrale, dico, la possibilità di, come dire, trasferirli all'interno del progetto per adulti, qualora loro lo desiderano, dico, non sempre è così, dico, ci dà la possibilità, dico, di dare un tempo un po' più lungo per i percorsi di integrazione e di inclusione. E questo, guardate, che è una grande cosa, perché? Perché i processi di integrazione, di inclusione, chiamiamoli come vogliamo, con tutte le differenti accentuazioni che si possono avere, sono oggettivamente lunghi, faticosi e necessitano anche di una grande, grande attenzione. Ecco perché, secondo me, non si dovrebbero lesinare risorse per tutto quello che riguarda la gestione degli SPRAR, per tutto quello che riguarda l'accoglienza dei migranti in Italia. E sinceramente, il fatto di continuare a sentire poi il solito pregiudizio del luogo comune, ma perché dobbiamo spendere tutti questi soldi per i migranti anziché darli agli italiani, eccetera, eccetera, è una, come dire, è a mio modesto avviso un luogo comune che va sfatato, intanto perché nulla esclude che lo Stato italiano metta risorse anche per gli italiani che ne hanno necessità. Le cose non sono in conflitto, non lo sono mai state, lo sono soltanto per i politici che devono speculare su queste cose, e anche se le risorse per il welfare sono sempre abbastanza limitate, nulla toglie che possono anche essere incrementate. Si sprecano soldi in F-35 e quant'altro, non capisco il motivo, non possono essere limitate quelle spese e date più soldi al welfare. A parte questa sottolineatura, le risorse non possono essere limitate, devono essere incrementate, perché la seconda accoglienza, la necessità anche, vale pure per la prima accoglienza, ma il percorso di integrazione, di inclusione, se vuole essere rispettoso della dignità delle persone, è necessariamente un percorso lungo, è necessariamente un percorso delicato e faticoso. Lo dico perché l'esperienza che abbiamo fatto in questi anni ci fa vedere la necessità, l'indispensabilità che in questo percorso di integrazione noi dobbiamo essere facilitatori, noi dobbiamo essere partner della comunità che ci vive attorno. La necessità di avere una rete territoriale ampia, sensibile, diffusa e quanto mai disponibile è, secondo me, secondo noi, l'unica certezza che il percorso di integrazione
come Maria Elena diceva all'inizio, quanto poi sia difficile l'uscita dai percorsi SPRA. Lo è perché una volta uscito dalla fase di accoglienza, che come tutti sappiamo non è eterna, il problema è: ma sì, adesso che faccio? Dove vado? Chi mi dà un lavoro? Chi, eccetera, eccetera. Allora, sicuramente quelli che hanno un percorso migratorio ben chiaro, come dire, procedono con maggiore tranquillità, ma chi non ce l'ha o chi ha apprezzato la possibilità di restare sul nostro territorio, come dire, ha sicuramente una maggiore difficoltà a trovare un lavoro, perché è complicatissimo per tutti, maggiore difficoltà a rendersi autonomo. Sul discorso dell'autonomia io vorrei dire un'ultima cosa, posto che, giusto per offrire un dato statistico, noi in questo momento abbiamo, mi pare che siamo 7 o 8 ragazzi che sono usciti dal sistema di protezione, 3 usciranno nei prossimi giorni, ma hanno già un contratto di lavoro stagionale, purtroppo ancora stagionale, quindi siamo riusciti fino adesso, dico siamo riusciti perché ovviamente noi stiamo, come dire, facendo anche un lavoro di sostegno, perché fa parte dell'accompagnamento e della presa in carico che abbiamo iniziato anni fa con loro. Il sostegno che stiamo dando è appunto un sostegno finalizzato al fatto che loro, visto che hanno deciso di restare da noi, abbiano la possibilità di avere un lavoro dignitoso, che sicuramente non sarà nella prima fase fortemente decisivo, ma intanto sette persone che hanno già una prima forma di contratto ovviamente in strutture diverse, piccole ovviamente, sicuramente sono già un piccolo successo e un piccolo granello messo in un mare di difficoltà. Aggiungo semplicemente, perché mi rendo conto che il tempo vola, vorrei fare vorrei sottolineare due cose. Una che riguarda l'attività che stiamo facendo con i minori. Considerate le difficoltà di cui parlava prima Maria Elena, cioè l'impossibilità da parte dei minori di accedere ai percorsi di vicino formativo per la nostra legislazione che abbiamo, perché ovviamente nessuno di loro ha adempiuto all'obbligo scolastico, ci siamo inventati, e devo dire che è un'esperienza che sta funzionando molto bene, l'esperienza dei laboratori professionalizzanti, li abbiamo chiamati così perché lavorano sulla costruzione delle competenze, non possono lavorare sul problema del rilascio di titoli, perché non siamo un ente di formazione professionale e né tantomeno è facile entrare all'interno del circuito della formazione professionale, perché comunque l'obbligo scolastico non l'hanno adempiuto. Allora il laboratorio professionalizzante ne stiamo sperimentando già due, ne partiranno altri a breve. Uno per quanto riguarda, stiamo finendo un laboratorio di cucina, e un altro un laboratorio di eco design, di riutilizzo e riuso di un materiale riciclabile, e devo dire che sono delle esperienze che stanno funzionando, ne abbiamo in programma una serie, questa cosa certissimamente è una cosa che può contribuire ad accrescere le competenze, mettere a disposizione poi dei ragazzi quando avranno la possibilità di fare altro, di essere più pronti per un inserimento lavorativo. Questa era una cosa. Viviamo in questo momento la difficoltà che molti tutti stiamo vivendo, che è quella del che cosa ci sarà tra poco quando i comuni attiveranno, perché sì, ok, la domanda di prosecuzione, però dopo c'è che cosa? La gara d'appalto. E questa è una probabilmente difficoltà, è un motivo di disagio un po', credo, per tutti. Io forse dico troppo, però probabilmente sarebbe
sarebbe stato utile che il Ministero, il Servizio Centrale dicesse qualche parola in più sulle modalità di espletamento di questa cosa. Perché dico questo? Tutti quanti pensate, per un interesse personale, non c'è dubbio. Sgombrando questo campo aggiungo anche un elemento, il codice degli appalti, che è diventato per tutti gli amministratori il Vangelo. Il codice degli appalti non è fatto per le piccole cooperative, non è fatto, ma è fatto per queste grosse holding che spazzolano tutto dovunque e comunque, e che non garantiscono, secondo me, secondo l'esperienza che tutti conosciamo e che tutti facciamo, una attenzione particolare alle persone. Qui forse sarebbe stato utile, forse sarà utile, forse si potrà fare, non so quando, che alcuni paletti si potessero mettere, perché altrimenti quell'attenzione che veniva fuori dall'intervento di Salvo, di tutti, quell'attenzione che tutti poniamo alle persone che stanno attraversando, come dire, una fase importante della loro esperienza di vita, non so quanto potrà essere tutelata. Lo dico perché mi sta molto a cuore questo passaggio, perché è un passaggio che credo riguardi tutti. Spero che un domani si possa anche pensare a modalità diverse che non siano soltanto i bandi europei, gli apporti migliorativi e via discorrendo, ma magari qualche cosa che abbia a che fare di più con la coprogettazione sociale, con il territorio, con il riferimento alle reti territoriali, eccetera, eccetera. Bene, io vi ringrazio e grazie soprattutto per l'occasione che ci avete dato. Grazie Ciccio, ha aperto ovviamente una riflessione importantissima che dobbiamo fare, dobbiamo riprendere magari un'altra giornata di incontro, che è quella, diciamo, delle modalità di affidamento, eccetera, e sicuramente la coprogettazione che ha caratterizzato questi progetti di cui stiamo raccontando oggi è una modalità, diciamo, preferibile. Ma su questo voglio dire, è un dibattito aperto anche, diciamo, al Ministero, in Commissione Immigrazione ANCI si affrontano anche queste questioni. Insomma, sicuramente il Servizio Centrale sta dando un contributo anche per approfondire questo tipo di questioni. Volevo anche dire che anche sul territorio di Messina chi fa la prima accoglienza, quella prima accoglienza che ha quei tempi, diciamo, che non sono quelli che dovrebbero essere, si è sperimentato nei laboratori professionalizzanti, ovviamente non per tutti perché i numeri sono grandi. E va detto anche che l'istituzione scolastica è stato, diciamo, un partner importante, perché la scuola, l'alberghiero Antonello, il CUP, il Basile, sono tutte istituzioni che hanno consentito a molti di questi ragazzi di fare laboratori di rosticceria, di pizzeria, rosticceria, quindi arancini e pitoni per intenderci, ma anche di oreficeria, al Basile, al CUP, di ortocultura, e quindi insomma sicuramente è una strada, un laboratorio di apprendimento che può consentire loro di sviluppare potenzialità e scoprire talenti, poi, diciamo, costruirsi quel percorso anche dentro contesti economicamente produttivi, voglio dire, con cui facciamo i conti. Quindi adesso do la parola a Pietro Di Pietro, la realtà strada, sì, di Milici, per l'interazione sociale. Anche Pietro è con noi, e poi penso ci sia anche il nostro amico di Castro Reale, eccolo là, è riprevisto, tutti voi. Ci sentiamo. Prometto di essere ancora più breve, insomma, visto che siamo stati abbastanza coerenti tutti e dobbiamo mantenere la sua attenzione. Dicendo, prima di tutto, mi sento molto in sintonia da Gianni Pita rispetto a questo, con il discorso che poneva Ciccio Giunta, riferito anche poi alla necessità che poi naturalmente il progetto SPRA sia solamente una parte di un progetto più complessivo a livello nazionale di integrazione socio-economica, che riguarda effettivamente quelle potenzialità che noi abbiamo di garantire una società aperta, transculturale e quant'altro. E magari solo lo diciamo in chiusura.
Vale la pena naturalmente spendere veramente due parole sulla presentazione del progetto che noi si chiama Rodin Milice, che naturalmente è un progetto che ha un impatto particolare, perché naturalmente lavorare in provincia, in piccoli paesi, naturalmente ha un impatto maggiore perché si lavora su piccola scala in qualche misura, e quindi evidentemente è anche più visibile quella presenza di quelle che sono le presenze straniere. Noi abbiamo un progetto per nuclei familiari, 30 nuclei familiari, attualmente insomma abbiamo 25 presenze, e in particolar modo insomma nigeriani, ma anche del Camerun o famiglie kurde. Un progetto attivo dall'aprile del 2014, che con tutte ovviamente insomma le difficoltà, le criticità del caso e anche le opportunità, è riuscito ad andare avanti bene, grazie soprattutto a chi mi ha preceduto, insomma l'ex coordinatrice Tiziana Cardacci, che ha lavorato sul campo di molti nostri collaboratori e dei miei colleghi. Alcune di queste, ripeto, brevissime, mi vengono in mente, sono quelle che nascono poi da quello che è il contesto in cui gli SPRAR si sviluppano. Effettivamente il contesto socio-economico, con le difficoltà e le opportunità che valgono sempre gli italiani che per gli stranieri. E allora è chiaro che se magari puoi avere una difficoltà, ad esempio, legata magari alla fruizione dei servizi pubblici, che è qualcosa che riguarda non solo gli stranieri ma anche gli italiani, allora questo ovviamente per noi può rappresentare un problema. Diventa anche opportunità, però pensavo, riflettendo per esempio sui percorsi di professionalizzazione, perché in qualche misura la necessità è di agire in maniera comprensoriale, per cui i nostri ragazzi che vanno a scuola al CPA di Barcellona o che possono attivare percorsi di tirocinio professionale a Barcellona piuttosto che Terra, sperimentano effettivamente poi con l'aggregazione su base territoriale che diventa essenziale. Perché il punto è che noi parliamo, come dire, di ambiti che poi sembrano specifici, sembrano riguardare particolari classi o categorie sociali, in questo caso parliamo di immigrati, ma in effetti riguardano le grandi domande di sviluppo del nostro paese, e uno sviluppo che può andare solo su base territoriale, per cui per certi aspetti, con tutte le difficoltà, i progetti SPRAR, questa dimensione di integrazione ci costringono a pensare in maniera comprensoriale, in maniera locale, e il progetto diventa non solo il progetto di Rodin, ma anche il progetto di Terme Vigliatore, il progetto di Barcellona, di Milazzo e quant'altro. Ecco perché occasioni come queste, per la messa in rete, la necessità di fare sistema diventano essenziali. Penso e pongo per, come dire, dare anche più leggerezza al ragionamento, il caso dei due nostri beneficiari nello specifico, all'apparenza molto diversi, ma in realtà insomma loro. Noi abbiamo avuto l'esperienza con un nostro beneficiario che, approfittando dell'opportunità di un tirocinio formativo in quello che probabilmente insomma il settore produttivo economico più importante nel nostro territorio, quello del foro vivaistico, è riuscito effettivamente, avendo un progetto personalizzato senza dubbio, ma soprattutto avendo un progetto e una volontà sua coerente, a costruire il proprio percorso di integrazione socio-economica. E dopo i 3 mesi di tirocinio è riuscito a ottenere dallo stesso datore di lavoro, cioè quello che aveva fatto il tirocinio, un contratto a tempo indeterminato. Ora, il fatto che abbia una casa a Terme Vigliatore piuttosto che a Rodin Milice non credo che sia un problema che riguarda l'integrazione del territorio, no? Rispetto a questo. O il caso, insomma, come diciamo più recente, come Maria Elena che ci ha seguito sa, di un nostro beneficiario del Camerun che, proveniendo magari da un background culturale, un background formativo molto più alto, è venuto in Italia con l'idea che lui avrebbe continuato il suo percorso di studi universitari, e dopo appena un paio di mesi insomma nella struttura di Rodin ha avuto l'opportunità e la volontà di potersi iscrivere al corso per mediatori culturali a Reggio Calabria. È stato allora per noi necessario e doloroso da una parte chiedere attraverso Maria Elena di trasferirlo, ma quella non è naturalmente una sconfitta dello SPRAR oppure un percorso che si è abortito, è una vittoria dell'area comprensoriale dello stretto. Questi credo insomma che sia, come dire, la prospettiva globale nella quale inquadrare il nostro lavoro, con tutte le difficoltà che evidentemente ci sono, le criticità che ben sappiamo, la necessità peraltro attraverso il confronto continuo a livello orizzontale, a livello verticale, attraverso lo scambio di buone prassi che abbiamo, di ricalibrare il tiro,
naturalmente un costante monitoraggio, un costante scambio anche col Ministero. Noi sappiamo bene come in Italia il problema sia sempre legato alle dimensioni e ai tempi lenti del pubblico necessariamente, che si scontra con la necessità che noi abbiamo di rispondere in tempi brevi su criticità che si vengono a formare. E questo non è colpa di nessuno in particolare, ma c'è una necessità oggettiva di accorciare i tempi, di prevedere gli strumenti sia legislativi che amministrativi più snelli. Questo mi pare evidente su criticità che si vengono a creare. Però voglio dire, il dato è tratto in qualche misura, il percorso è questo, stiamo costruendo le fondamenta di un sistema, di un problema che realtà è opportunità e che riguarderà i prossimi 10, 20, 30 anni. La strada è quella giusta, siamo solo all'inizio, allora approfittiamo di occasioni come queste che valgano come punti di partenza, scambio di buone prassi e come momenti di monitoraggio e opportunità, insomma, di verifica in corso d'opera, sperando che questo sia una, insomma, solamente una delle prime occasioni. Grazie. Pietro, perché nessuno meglio di così poteva dare il senso della giornata di oggi. Chiamo il nostro amico che viene da Castro Reale e ci racconta anche lui la sua esperienza. Salve a tutti, sono Carmelo Ingegnere, sono il coordinatore del progetto Spra di Castro Reale. Sono rivesto questa doppia veste di coordinatore e di psicologo del progetto Spra di Castro Reale, che vorrei ricordare un progetto che c'è dal 2011, a memoria mi sembra che sia forse quello più, diciamo, il progetto storico, diciamo, della provincia di Messina per quanto riguarda appunto gli sfratti. Io devo dire, non ho preparato un discorso, quindi andrò molto a braccio. Innanzitutto devo trasmettere proprio questa piacevole sensazione di fare un discorso, di intervenire sentendo un po', come dire, in famiglia, cioè, nel senso che effettivamente parlo con operatori, con altri responsabili, operatori che hanno lavorato o comunque collaborano con gli STRA, lavorano tuttora ovviamente con ospiti, eccetera, beneficiari e quant'altro. Questa piacevole sensazione secondo me è dovuta anche al fatto che nel tempo siamo riusciti, secondo me, a costruire, seppur in maniera informale, una nostra rete per quanto riguarda il nostro territorio. Ci è capitato nel tempo ovviamente di fare, non so, di scambiarci dei pareri per quanto riguarda quello che stavamo facendo, ci è capitato ovviamente di scambiarci dei pareri, diciamo così, in verticale con Maria Elena, e poi anche in orizzontale per scambiarci anche dei pareri fra di noi. Cioè, secondo me già questo elemento è importante anche per sottolineare quanto sia, a mio modo di vedere, fondamentale costruire e rendere stabile e duraturo una rete del territorio di STRA che metta insieme quelle che sono le varie esperienze sul territorio e che riesca effettivamente a fare sistema, riesca effettivamente a far sì che le varie esperienze che vengono fatte sul territorio possano effettivamente diventare non delle eccezioni, ma il sistema effettivamente, la regola, okay, che possa effettivamente anche interagire anche con il servizio centrale, anche per facilitare il compito, perché giustamente anche chi lavora sul territorio ovviamente ha contezza di cosa succede realmente, dei processi reali. Questa cosa secondo me è molto importante, anzi ovviamente invito anche i colleghi, una volta finita questa iniziativa, anche a riprendere questo tipo di discorso. Questo per dire che molto spesso, parlando anche dal mio punto di vista, io lavoro ovviamente a Castro Reale, delle difficoltà che ovviamente ci sono per quanto riguarda il nostro rapportarci con il territorio, perché a differenza di aree dove per esempio lavorare con l'accoglienza è ormai una prassi consolidata delle aree metropolitane, non in senso politico ma in senso proprio urbano, nelle strutture un po' più periferiche questo ovviamente viene meno, e anzi molto spesso capita che siamo proprio noi, okay, responsabili dei progetti STRA, operatori eccetera, a farci promotori di questa rete, a costruirla,
questa rete sul territorio, perché molto spesso è carente. Okay? Quindi molto spesso ci si trova a rapportarsi anche con persone che non hanno, diciamo così, effettiva contezza di quello che significa lavorare con l'accoglienza, lavorare con questo tipo di campo, questo tipo di settore. E questa, diciamo, è una criticità che molto spesso si riscontra soprattutto per chi lavora diciamo in territorio periferico rispetto a chi lavora magari in un centro urbano e quant'altro. Questo per quanto riguarda l'aspetto negativo, ovviamente c'è anche il rovescio della medaglia, cioè il fatto che effettivamente nei centri un po' più piccoli è più facile creare un senso di comunità, è più facile stabilire dei rapporti umani, è più facile, cioè, che l'invasione che viene rappresentata dai media, eccetera, nei centri piccoli ha un nome, un cognome, una storia, okay, e assume una sua dimensione appunto umana. E questo è un grande vantaggio che invece ha appunto chi fa un progetto magari in un centro dove ci sono, nei centri in cui ci sono delle comunità già ben consolidate e quant'altro. E questo per dire alcuni elementi per quanto riguarda, diciamo così, le criticità che molto spesso si presentano. Io volevo portare anche un esempio, secondo me, perché ovviamente il lavoro che noi facciamo sul territorio è un po' quello che fanno un po' tutti gli SPRA, abbiamo un'equipe multidisciplinare, seguiamo anche il nostro progetto, non l'ho detto all'inizio, è un progetto per famiglie, la nostra struttura è una struttura per 21 persone, quindi 5 nuclei familiari. Noi appunto abbiamo un'equipe multidisciplinare che segue un po' tutto il processo e con esperienze innovative, perché ripeto, sono una serie di cose che ho sentito qui ripetersi come prassi, volevo portare appunto questa esperienza di che noi abbiamo portato avanti a Castro Reale, di convenzione che noi abbiamo fatto con la scuola, il liceo di scienze sociali, l'ex istituto magistrale di Castro Reale, per quanto riguarda la convenzione dell'alternanza scuola-lavoro. Questa secondo me è una cosa molto utile, sotto diversi punti di vista ovviamente, perché da una parte c'è una conoscenza diretta da parte dei ragazzi, non soltanto dei beneficiari, delle storie dei beneficiari e quant'altro, quindi anche nell'aspetto umano caratterizzante, c'è anche uno scambio professionale. Noi stiamo entrando un po' nel vivo di questa convenzione, e infatti i nostri beneficiari vanno a scuola e stanno mettendo appunto a disposizione i loro saperi, le loro conoscenze e quant'altro. Dall'altra parte questi ragazzi vengono da noi in struttura e fanno pratica anche di quello che significa lavorare con l'accoglienza, e quindi dalle attività, per dire, con i bambini fino per esempio a fare incontri di gruppo con i beneficiari. E effettivamente anche lì un lavoro appunto anche sulla mediazione culturale, ma anche sugli obiettivi molto spesso, perché è inutile nascondersi, non tutti i beneficiari hanno gli stessi obiettivi e non sempre, diciamo così, è possibile raggiungere gli stessi obiettivi. Anche, bisogna anche essere, tra virgolette, realistici nel porsi, secondo me, anche degli obiettivi ovviamente realizzabili. Questo secondo me è importante da mettere, soprattutto come elemento da mettere in rete. E vorrei dire anche questa cosa perché che qua ovviamente trascende secondo me anche l'aspetto nostro singolo degli SPRA, degli operatori, eccetera, perché secondo me è un discorso più ampio, perché a mio modo di vedere il successo, la promozione dei progetti SPRA, cioè progetti per piccoli numeri, diffusi sul territorio, eccetera, è antitetico al concetto di accoglienza vista più che altro in termini emergenziali, perché ovviamente la promozione, quindi il successo di questi progetti, secondo me, può portare effettivamente al superamento di questo tipo di logica. Quindi è importante che tutte le nostre esperienze, soprattutto quelle positive, vengano appunto raccolte e messe in rete. Grazie. Grazie Carmelo. Io penso che anche le esperienze problematiche vanno messe in rete un po' tutto, perché
perché questo, diciamo, questo è quello che ci fa crescere. E ovviamente il senso dell'incontro di oggi era proprio questo, ce lo siamo detti più volte, cominciamo a però dare anche sostenibilità nel tempo a questa rete, ovviamente che non sia oggi qui raccontata, celebrata e sottolineata come fatto episodico legato a questa giornata, insomma avremo modo per di darci, ce lo siamo detti negli incontri, anche una struttura più, diciamo, stabile, pur nella dinamicità, insomma, delle cose di cui ci occupiamo. Allora, io direi, se siete d'accordo, prima che Maria Elena, poi, che è venuta da Catania in autobus, e quindi ha dei tempi anche, diciamo, tecnici, dato anche il cattivo tempo, tiri le conclusioni, poteva essere, insomma, abbiamo una mezz'oretta circa, potevamo fare delle domande. Ah sì, c'è Lucia, e non me l'avete presentata, quindi io la cercavo, dicevo, ma quale sarà Lucia? Bene, Lucia, scusami, perché nel raccogliere tutte le esperienze, oggi non, nessuno mi aveva detto che tu c'eri, quindi io mi ero dispiaciuta e rammaricata, invece mi rivedo e dico che sono molto felice. Abbiamo anche Lucia Sgra dello Scratch Barcellona, a cui do il super benvenuto. Allora, io non mi sono, era già iniziato, quindi non mi sono seduta al mio cartuccio, non ho disturbato nessuno. Allora, io sono Lucia Sgra, sono la responsabile dello SPRAR di Barcellona. Lo SPRAR di Barcellona nasce nel 2014 e nasce, oggi ho sentito parlare di tante cose in cui sono lieta di ritrovarmi, sono felice che siamo di vederci qui. Nasce grazie al lavoro di una rete di associazioni, quindi nasce grazie a un'esigenza del territorio. 4-5 associazioni diverse, di diverso stampo, che hanno un passato con di lavoro, di supporto e orientamento per gli stranieri, decidono di proporre all'ente locale questo tipo di intervento. Perché il progetto SPRAR, come si disse allora, non è un progetto qualunque, non è una gestione, ma è una scelta del territorio. L'ente locale decide di aderire e si parte con tutto questo. Il progetto SPRAR parte con la disponibilità di 35 posti ordinari, che poi diventano 49 con l'aggiunta dei posti aggiuntivi. Si tratta di posti per uomini adulti e donne adulte. Noi abbiamo 10 posti per donne adulte e 35 posti per uomini adulti singoli. Si struttura su 4 diverse case, anche se sono delle case che ospitano 9, 10, 12 persone, per noi sono case, non sono strutture. In fase iniziale si sarebbe voluto avere degli appartamenti, però il territorio ancora non pronto a questo tipo di invasione, così come è stata chiamata e anche scritta su tanti giornali, non ha dato disponibilità, per cui il comune ha fatto una manifestazione di interesse e abbiamo trovato queste grandi strutture che ci ritroviamo adesso, queste grandi case. In questi 3 anni la rete locale, il territorio, il lavoro pregresso con l'ARCI e con tanti altri enti ha fatto sì che si siano avviati tanti percorsi di integrazione. Sono passate forse 140, forse anche più persone, con dei percorsi medi di 10 mesi. E con delle esperienze abbastanza particolari di cui brevemente vi vorrei poi dire. Il progetto SPRAR però ha affrontato la fase critica in cui un po' ci accennava Ciccio, cioè nell'ottobre di quest'anno, del 2016, il comune di Barcellona ha scelto di restare ancora nella rete SPRAR e nel poche settimane dopo ha fatto un bando pubblico al quale hanno partecipato diversi enti e il 27-28 di dicembre si è decretato pubblicamente che l'ente che aveva gestito fino al 31 dicembre il progetto SPRAR di Barcellona non era più idoneo, ma il comune ha fatto una scelta diversa.
Quindi in questo momento siamo in una fase un pochino particolare, perché l'associazione che l'ha avviato ha finito il suo lavoro il 31 dicembre e noi operatori che siamo rimasti all'interno del progetto stiamo iniziando a conoscerci con un nuovo ente che viene qui da una provincia diversa da quella di Messina. Ha un'esperienza importante nell'ambito degli stranieri, però come ci siamo detti in questi giorni, nuovi loro, nuovi noi. Quindi è come se tutto ricominciasse in un certo senso da capo. Allora, come si fa in queste situazioni? In una prima fase ci siamo dovuti attrezzare, contattare il famoso sindacato di cui si sente tanto chiacchierare e andare a fare un accordo per la tutela dei lavoratori. Questo anche con il sostegno dell'ente locale è avvenuto, quindi i lavoratori che hanno lavorato nel primo triennio, quelli con un contratto a tempo indeterminato, sono transitati in questa nuova gestione, mentre al momento non sono attivati né i professionisti e né le collaborazioni, che dirvi, i mediatori, alcuni mediatori, l'avvocato, il psicologo, in questo momento sono fermi. Mi limito a raccontarvi lo stato dei fatti. Noi in questi tre anni abbiamo cercato di avviare dei percorsi nel rispetto di tutte le individualità che abbiamo incontrato, positive e negative, perché ne sono successe di tutti i colori. Maria Elena penso che ha avuto proprio problemi sanitari, arresti, di tutto e di più, perché lavoriamo con persone e le persone sono diverse. Quindi quello che diceva Carmelo, poniamoci degli obiettivi che rispondano non all'esigenza del progetto, ma che rispondano alle individualità che incontriamo, è la base su cui andare a lavorare. In questi tre anni abbiamo avviato delle esperienze importanti di collaborazioni e legate anche a nuovi partenariati che si sono avviati, quindi con l'Accademia di Belle Arti per il miglioramento delle strutture, con moltissime scuole. Si è avviata una radio web interna riconosciuta dal CNR a Roma e così via. Quindi in questo momento la scelta è quella di cercare di proseguire e potenziare quello che per noi è stato importante come contenuti, come metodi e come lavoro e attenzione alle persone. Quindi alcune attività che sono quelle della radio web, Radio Star, che ormai è conosciuta su diverse province, e quella di un progetto che abbiamo avviato con la scuola materna, che si chiama il progetto Uomo Nero Racconta, diventeranno due realtà esterne al progetto Star, cioè hanno preso gambe, cammineranno da sole e molto probabilmente grazie a un gruppo di volontari esterni al progetto verranno proposti anche in ulteriori realtà territoriali. Quindi con orgoglio siamo riusciti a portare avanti questo. Rispetto alle vulnerabilità, Barcellona è anche il territorio che per molti è conosciuto per la presenza del ex, tra parentesi, ex OPG, l'ospedale psichiatrico giudiziario. Io e anche diverse altre persone che lavorano con lo SPRAR hanno avuto un'esperienza da volontari all'interno di questo istituto e negli ultimi anni abbiamo incontrato molte persone che, rifugiati o richiedenti, che per problematiche sui territori su cui ali hanno vissuto sono finite, si sono scontrate, hanno l'istituzione, quindi sono finite all'interno. Quindi in collaborazione con un'associazione di volontariato di Barcellona, l'associazione Casa di Volontariato di Sant'Egidio Accoglienza, e anche con il Benestare, dopo aver torturato vari membri del servizio centrale, siamo riusciti a sottoscrivere un protocollo con il comune per il quale uno, con fatica uno dei 49 posti che abbiamo in accoglienza, può essere dedicato all'accoglienza di una situazione di una persona con lieve vulnerabilità psichiatrica, che può essere gestito come ospite beneficiario SPRAR, ma co-gestito con l'associazione di volontariato di cui vi ho detto,
che da moltissimi anni si occupa di tutela di persone con problematiche psichiatriche. Quindi di fatto cosa succede? Questa persona per un periodo vive, risiede nell'associazione, noi in questo momento ne abbiamo uno, ed è seguita per tutta la parte della, legata ai documenti e alla mediazione interculturale dallo SPRAR. Questo è un protocollo che stiamo discutendo e che vorremmo rinnovare anche nella nuova triennalità, perché va a, non dico a risolvere, però cerca di incontrare una serie di criticità, una serie di problematiche che in questi anni abbiamo avuto legate a delle importanti fragilità dei nostri ospiti, perché da un punto di vista psichiatrico i servizi territoriali arrivano, ma arrivano fino a un certo punto. Io mi auguro che il lavoro che abbiamo fatto e con tanti degli strati che ci sono qui, che avevamo in qualche forma un po' più scalcinata, avviato sui territori, possa proseguire, perché per noi è l'unica forza. È l'unica forza che tutela i percorsi, tutela le metodologie, al di fuori di chi gestisce. Perché comunque le persone che sono. Il progetto è fatto dagli ospiti e da chi sta con loro tutti i giorni. Grazie. Grazie Lucia, perché cogliamo nelle tue parole anche il momento particolare che voi operatori state vivendo, e quindi insomma comprendiamo. La conclusione del tuo intervento insomma ci ha coinvolto tutti. Quindi alla fine del tuo intervento luci in fondo a causa diciamo della. Bene, grazie. Io volevo dire quanto sono contenta insomma di avervi potuto anche conoscere tutti, oltre quelli del territorio urbano, diciamo così, e quindi insomma poter avviare questo percorso. E volevo approfittare in questi pochi minuti di fare una domanda a Maria Elena Calabrese, legata a un'operatività con cui noi che siamo un po' più giovinetti come città, insomma, sul tema dello SPRAR e vulnerabili in particolare, volevamo insomma un po' comprendere. Il servizio centrale ovviamente è un interlocutore preziosissimo, le testimonianze di tutti loro è chiaro come non solo coordina nel senso diciamo organizzativo del termine, ma come supporti, no? Come tuteli, come protegge ovviamente i percorsi che si intraprendono. E ci chiedevamo ogni tanto come mai a volte i tempi di inserimento prendono diciamo un arco temporale che è diverso da quello delle aspettative, no? L'aspettativa è quello che abbiamo dei posti disponibili, perché non vengono occupati, perché c'è un tempo di attesa che lascia degli spazi diciamo così vuoti rispetto al bisogno, all'esigenza che sappiamo essere. Sicuramente ci sono delle motivazioni che tu sarai, insomma, vorrai mettere a punto in comune con noi, insomma noi ti siamo grati. Cominciamo da questo. Sì, se vuoi. Sì, assolutamente come dire, una domanda tecnica e noi siamo in fondo innanzitutto un servizio di supporto tecnico ai progetti. Voi, diciamo, gli operatori soprattutto sanno ormai, diciamo, bene come è strutturato il servizio centrale, conoscono di presenza o comunque telefonicamente come voce tutti o quasi i colleghi che a differenza mia e delle altre colleghe sulla Sicilia e sull'intero territorio italiano non operano sui territori ma continuano a rimanere diciamo nell'ufficio romano del servizio centrale, l'ufficio romano che è sempre esistito da quando esiste lo SPRAR, siamo noi tutor territoriali che siamo venuti dopo, ecco, con questo ci tengo a dirlo, proprio in ragione della, diciamo, del grande allargamento di cui avevamo parlato prima dello SPRAR. Il Ministero, l'intesa con ANCI, che appunto è l'ente che per convenzione, per legge, quindi per convenzione, gestisce le attività del servizio centrale, si è allargato prevedendo delle figure territoriali di raccordo proprio tra i progetti e l'ufficio, con
funzioni, qui viene a supporto la parola tutor, appunto, che innanzitutto sono di assistenza ai progetti, che poi fungono anche da monitoraggio per le attività, appunto, di verifica della qualità dei servizi che i progetti erogano. Questi siamo noi tutor, ma alle spalle dei tutor diciamo continua a rimanere una struttura sempre più grande, che è quella dell'ufficio di Roma, organizzata per settori, e uno appunto di questi settori, forse il settore cruciale, no, dello SPRAL, è appunto quello che si occupa del recepimento delle esigenze di accoglienza da parte in primis delle prefetture di tutta Italia, ovviamente, e poi di tutti gli altri enti che sono titolati a segnalare al servizio centrale, appunto, la presenza di persone richiedenti e titolari di protezione e bisognose di accoglienza sull'intero territorio italiano. Questo è il settore accoglienza e inserimenti, volgarmente detto banca dati, perché diciamo questa attività ovviamente si realizza anche attraverso lo strumento della banca dati, che è quello principale per capire l'effettiva disponibilità di posti all'interno di un progetto. E appunto si tratta di un settore composto da un numero ormai abbastanza ampio di colleghi, che però forse risultano sempre troppo pochi rispetto alle effettive esigenze all'allargamento del sistema. Tra l'altro ultimamente è funestato anche quello da una serie di maternità e di, come dire, e di assenze di vario tipo, che certamente non giovano appunto nel cercare di realizzare questi passaggi, no, dal reperimento del posto all'incrocio della segnalazione con le caratteristiche del progetto, che sono un po' i tempi un po' lunghi che state riscontrando. Non lo neghiamo affatto, perché è vero, è l'esperienza di tutti, anche mia, nel senso che poi i progetti alla fine finiscono per chiamare me, così come fanno con gli altri colleghi sul territorio, su questioni che riguardano gli inserimenti, quando appunto sono loro i colleghi di riferimento, e non perché noi non vogliamo entrare nel merito di queste questioni, ma perché appunto le segnalazioni arrivano a loro e sono loro che hanno il quadro nazionale dei posti. Quella della presenza dei posti liberi appunto in alcuni territori è un vulnus, è inutile negarlo, perché se poi diciamo che c'è l'imbuto tra la prima e la seconda accoglienza, come facciamo a giustificare dei posti vuoti? In questo non posso che chiedervi tutta la vostra collaborazione nel rappresentare proprio periodicamente il quadro della situazione dei posti, e sollecitare appunto l'inserimento, perché a nessuno fanno bene i posti vuoti, perché poi sono posti che non potranno essere rendicontati se per lungo tempo e tanti sono rimasti vuoti, e quindi diciamo non fa bene alle persone che dovrebbero entrare, non fa bene nemmeno ai progetti, che in questo modo diciamo non potranno giustificare le spese che comunque hanno sostenuto, anche quelle, diciamo, i posti fissi che vi sono. Per quanto riguarda poi lo specifico di alcuni progetti, e penso a quello di Messina appunto per categorie vulnerabili, diciamo lì c'è un po' un problema di incrocio delle situazioni particolarmente complicate che mi vengono segnalate per l'inserimento e le risorse del progetto in termini di risorse umane, nel senso appunto di presenza di alcune tipologie di operatori, ma soprattutto di capacità, quello che dicevamo prima, del territorio inteso appunto in senso ampio, di farsi carico di situazioni a volte anche molto compromesse dal punto di vista della salute. Quindi è stato un po' più complicato ragionare sul singolo caso, ha preso molto più tempo ragionare sul singolo caso, e questo ha determinato una situazione di vuoto dei posti per più tempo. Però visto che si tratta di una situazione molto specifica, magari ne ragioniamo poi nel tempo un pochino insieme, però assolutamente sì,
è vero, ci sono, insomma, c'è qualche problema e cerchiamo di risolverlo tutti quanti insieme, appunto, utilizzando anche me, assolutamente, dicendo ci sono questi posti, li vogliamo mettere in discussione, ma soprattutto, assessore, in questo ci tengo a dirlo, i comuni titolari dei progetti, stante il rispetto delle categorie dei beneficiari che devono accogliere, possono benissimo chiedere l'autorizzazione ad utilizzare i posti per persone già presenti sul territorio, quando vi sia il posto. E infatti io lo sto dicendo apposta, forse possiamo intraprendere anche questa di strada. No, in realtà il Comune di Messina lo ha fatto in più occasioni quando ci sono stati gli sbarchi, tant'è che diciamo noi abbiamo invece detto, noi abbiamo detto le persone appena sbarcate hanno sicuramente una vulnerabilità molto legata al vissuto appena trascorso, però forse non sono quelli che dovrebbero andare nel progetto per vulnerabili del Comune di Messina, che invece dovrebbe essere ed è strutturato per accogliere altro tipo di vulnerabilità. Però nell'immediatezza si è cercato di venire incontro a quelle che sono innanzitutto esigenze, bisogni e difficoltà grossissime delle persone di cui prima gli operatori hanno raccontato, e incanaliamoci tutti verso la strada migliore, lasciando i posti per disagio sanitario a chi effettivamente è portatore di disagio sanitario ma che magari sta da un'altra parte in Italia e che viene veicolato su uno dei 71 posti del disagio sanitario di Messina, ma laddove ci sia l'esigenza di accogliere persone del territorio, esiste, proprio per parlare tecnicamente, un modulo che si chiama dell'OC di autoinserimento nel progetto, in cui il comune semplicemente deve relazionare, dire vorrei inserire questa persona bisognosa, il servizio centrale dà l'autorizzazione, tutto si può fare. Bene, buongiorno, allora io colgo l'occasione della presenza. Intanto ringrazio per questa bellissima manifestazione che l'ha organizzata, perché effettivamente ci voleva guardarci nelle facce tutti quelli che lavoriamo in questo settore. Veramente sono molto contenta di questa giornata. Lo volevo dire, e ringrazio quindi l'assessore presente che l'ha pensata, l'ha voluta e l'ha creata. Detto questo, approfitto della presenza della dottoressa Calabrese e della presenza anche della dottoressa Santisi per porre due questioni in forma di domanda, perché domande bisogna farci. Allora, tutti quanti hanno detto, anche Ciccio Giunta ha detto che appunto loro hanno questa volontà, avendo loro un ospedale per minori, hanno questa buona prassi laddove ci sono, c'è l'autorizzazione del servizio sanitario del trasferimento poi dei minori dallo SPRAR allo SPRAR per adulti. Allora la domanda è questa: a Messina noi ancora non abbiamo uno SPRAR per minori, però abbiamo dei centri di prima accoglienza dove però i minori restano per molto più tempo del periodo previsto dalla legge, e di fatto nella stragrande maggioranza, io posso parlare con contezza perché ho avuto e ho centinaia di stranieri non accompagnati, sono, nel senso che sono tutrice, di fatto rimangono dentro il centro d'accoglienza per 7, 8, 9, 10 mesi. E quindi costruiscono tutto il loro percorso di integrazione all'interno di questo tessuto cittadino, nonché anche il loro percorso, perché noi tutti noi li seguiamo, il loro percorso di, per quanto riguarda l'aspetto legale. Allora, la domanda è questa: vi è un impedimento giuridico affinché queste persone, questi minori, nel momento in cui esistono dei posti negli SPRAR esistenti a Messina,
segnatamente lo sperato del posto in binari, posti aggiuntivi, perché ci sono dei posti, lo sappiamo, affinché maggiorenni, maggiorenni, certo, nel momento del passaggio, e questo, per questo ho fatto l'esempio che faceva prima, di cui parlava la buona grazia, di cui parlava la giunta, cioè dallo sperare minori, nel momento in cui diventano maggiorenni, i passaggi, in quel caso lo vanno anche lo sperare adulti, nello sperare adulti. Allora, ritornando a Messina, esiste un impedimento giuridico perché nel momento in cui questi ragazzi che sono rimasti qua per tutto questo tempo e che hanno fatto tutto il percorso di integrazione e nel momento in cui esistono dei posti nello SPRAR ordinario, esiste un impedimento giuridico perché queste persone possono essere collocate all'interno dello SPRAR ordinario a partire da una richiesta dal basso da parte del comune di Messina? Prima domanda. La risposta non è così semplice, perché all'interno del comune di Messina, e segnatamente, mi dispiace che non c'è, ma lo dico pubblicamente perché lei l'ha detto anche a me personalmente, la dottoressa Cerona ritiene che queste, è così, mi dispiace, che queste inserimenti dal basso non possono esistere, e l'ha detto a me, perché significherebbe favorire questi minori, questi neomaggiorenni rispetto ad altri neomaggiorenni che sono esistenti sul territorio, e quindi è più equo, detto, è più giusto che vengano inseriti dal servizio centrale senza alcuna richiesta da parte del comune. Allora, questo è proprio veramente un grido d'aiuto, perché è un grido d'aiuto, perché io ho avuto, non sto qui a diversi casi di cui non abbiamo parlato, perché anch'io, povera dottoressa Calabrese, mi confronto con lei molto spesso, ho avuto appunto parecchi problemi e mi sono dovuta arrendere di fronte alla dottoressa Cerona. Abbiamo qui l'esponente politico, che è l'assessore Santisi, mi rivolgo a lei, assessore. Mi dispiace che non c'è il dottore Zaccone, che è persona disponibilissima. Sì, certo. Ah, certo. Chiami, dottoressa. Non avevo visto. Avvocato, lo chiami dirigente, lo chiami. Ecco, e dico, il dottore Zaccone che si presenta in discussione, non l'avevo visto. E mi rivolgo anche a lei, perché questa situazione di stallo, laddove non vi è un impedimento giuridico, non vi è alcun impedimento giuridico, ce lo sta dicendo anche il servizio centrale, deve venir meno. Questo è quello che io penso, e questa è la prima cosa che volevo dire sotto forma di domanda. La seconda cosa, e approfitto anche della sensibilità dell'assessore qui presente e della sua capacità di comprensione politica del problema, è un'altra, è questa. È stato detto da molti coordinatori di SPRAR, no? Che il sistema SPRAR è un sistema assolutamente alternativo di pensiero proprio al sistema dell'accoglienza, e che quindi è incompatibile, o comunque è sicuramente molto lontano dal sistema dei grandi numeri. Allora, ringrazio anche, qui ho visto l'assistenza sociale Tortesi, che si occupa dei minori stranieri non accompagnati, che mi ha detto che appunto sta trasferendo tutti i minori dalla caserma Gasparro in altre strutture. E quindi questa è una notizia positiva per la città di Messina, non abbiamo più minori all'interno della caserma Gasparro, tra poco non ne avremo più. La Tendopoli, altra notizia positivissima, è stata la chiusura della vergogna della Tendopoli, e questa è un'altra buona notizia. Ci potrebbe essere una cattiva notizia, e qui invece vado alla sua capacità di lettura politica del territorio. L'apertura all'interno della caserma Gasparro di un grande hub per 1500 persone, si dice, anche perché c'è stata già la fornitura, la prefettura ha fatto il bando, è stato il bando esitato, e quindi eccetera. Allora, noi sappiamo, perché lei fa parte della giunta, che l'ANCI ha fatto tra l'altro ne parlava prima, lei, la dottoressa ne parlava prima, di questa intesa tra ANCI e il Ministero dell'Interno, per cui i comuni che
sono entrati e vogliono continuare ad essere all'interno di questo sistema dello SPRAR, possono benissimo opporsi alla creazione all'interno del proprio territorio di un sistema di centri straordinari emergenziali che è completamente in antitesi con quello, con il sistema che è culturale, di accoglienza culturale che invece il Comune ha voluto adottare. Allora la domanda è: può il Comune di Messina impegnarsi? Perché lo può fare, perché alle spalle ha l'ANCI, perché alle spalle ha un protocollo che è stato firmato fra ANCI e il Ministero dell'Interno. Può il Comune di Messina impegnarsi per far sì che non sorga a Messina un centro emergenziale, un hub per più di 1500 persone? Grazie. Allora, andiamo per gradi a tutti e due i punti cruciali, posti e interessanti. Allora, per quanto riguarda gli impedimenti giuridico-amministrativi, oggi insomma accogliamo con spirito di grande precisione e chiarezza, approfittiamo della presenza di Maria Elena e mi pare ormai questo sia abbastanza chiaro, sebbene penso che il dirigente, se vuole intervenire, la questione che si è posta in quelle circostanze, ecco, non so esattamente i termini, però magari lui avrà modo di... Aggiungo solo una cosa, che in effetti un vincolo c'è ed è riportato nel modulo, che è quello del 30% al massimo degli autoinserimenti, però per un numero alla fine piccolino di posti che però sicuramente quello che posso dire, diciamo, per sottolineare l'impegno del servizio sociale professionale del dipartimento è sicuramente che si avvale di un'interlocuzione molto, diciamo, continua col servizio centrale. Quindi ecco, magari faremo, diciamo, spiegheremo in modo un po' più chiaro e inequivocabile questa questione dell'inserimento dal basso, diciamo così. E detto questo, quindi insomma un impegno in tal senso. Rispetto alla seconda enorme questione posta, intanto devo dire che io la prendo adesso e, come spesso qualcuno ha detto, non è possibile che il Comune non sappia che stia accadendo questa cosa, perché è stato detto anche in passato quando si parlava di un hotspot che era lì, che stava per essere e non è accaduto, voglio dire. Sì, però come sempre dico, avvocato, cioè è il mio stile, poi magari a voi non piace, pazienza, però il mio stile è: si discutono queste cose ai tavoli, non in maniera né predefinita, me la ringrazio per questa allerta, però io non litigo con le istituzioni, nel senso, insisto, è uno stile che non vi piace, ma è il mio stile. Io non litigo con le istituzioni, parlo ai tavoli, si discute, ci si confronta. Quindi nel momento in cui prenderò atto, avrò anche elementi, più elementi di chiarezza, se no è il rischio che faccio dei proclami con una superficialità, voglio dire, che non mi riconosco e che non voglio assolutamente percorrere. Per cui nel momento in cui la situazione sarà più chiara e capiremo quanto un modello sia in contrasto con il modello che invece questa amministrazione ha sposato fino al primo momento, che è quello che stiamo anche celebrando oggi qui questa mattina, allora potrò definirmi e tutta, diciamo, l'amministrazione insieme al suo sindaco rispetto a questo potrà, diciamo, assumere una posizione. Non sarà mai quella della contrapposizione, io questo lo dico senza ipocrisia, ma sarà la posizione di chi mette in discussione certe scelte, come è stato fatto fino adesso, perché la chiusura del Paranebbiolo è una chiusura che si è resa possibile nel momento in cui l'interlocuzione è stata a 360 gradi, nel momento in cui c'è stata un'interlocuzione più desiderosa di ascolto, e anche perché si sono anche determinate una serie di situazioni che non più hanno reso possibile. Quindi non sarà mai quella della contrapposizione, ma sarà quella della definizione del proprio punto di vista e anche di difesa del proprio punto di vista, che sta dentro un ragionamento e anche una diciamo rappresentazione dell'accoglienza ben precisa. E quindi insomma nel momento in cui tutto questo sarà possibile, si determinerà, io non mi tirerò indietro, non sono abituata a farlo, e mi definirò coerentemente con quella che è la mia idea di accoglienza e di ovviamente promozione delle persone. Grazie. Thank you.
quest'ultima questione che diciamo premetto, non occupandomene personalmente, perché non è assolutamente questo il ruolo mio e del mio ufficio, però come diciamo accennavo prima, è chiaro che questo piano che si vuole mettere in pratica diciamo deve avere chiaramente una sua concretezza, e questa sua concretezza è fatta innanzitutto da quello che già il ministro si è impegnato a dire alle proprie prefetture attraverso una direttiva, che appunto è quella della clausola di salvaguardia che dicevamo prima. Il sistema degli hub è diciamo quello che deve essere costruito in parallelo a questo piano di accoglienza diffusa. E perché, come dicevamo prima, non si può pensare di rinunciare alla prima accoglienza, perché non possono chiaramente essere nel mondo migliore, no? Smistati i due migranti e mezzo al momento in cui arrivano, ma ci deve essere, e questa era l'idea iniziale del piano, almeno un hub per regione. Quello su cui secondo me, nel mio modestissimo parere, in questo caso non da tecnica, i comuni devono pretendere che ci siano garanzie non solo sugli standard dell'accoglienza all'interno di questi hub, che sono anche legati al numero di persone che diciamo accoglieranno, ma su quello che dicevamo prima, sui tempi, no? Perché un conto è che appunto 1500 persone sostino realmente soltanto per 30 giorni, e per cui la struttura ubicata a Messina realmente diventa extraterritoriale, non so se mi spiego, no? Potrebbe essere a Messina come a Roma o a Forlì, per fare degli esempi così a caso. Se invece si continua con appunto questa accoglienza che supera ogni limite previsto dalla legge e ogni limite previsto dall'umana comprensione, è chiaro che poi diventa il problema del non del comune di Messina inteso come istituzione, anche certamente, ma di tutta la cittadinanza, che è poi quello di cui abbiamo parlato durante tutta la giornata. Quindi ciò che forse un comune come appunto istituzione del territorio dovrebbe fare è chiedere garanzie, no? Su questo, non appena diciamo viene fuori una notizia di questo tipo. Però è vero che alla accoglienza diffusa corrisponde una creazione di strutture di prima accoglienza che però devono stare su tutto il territorio nazionale, non solo in Sicilia, non soltanto sui punti di sbarco, dove queste persone possano transitare per la prima identificazione e avvio della procedura d'asilo per un tempo congruo e breve, di modo da non insistere sul territorio in maniera che poi diventa negativa e patologica per le persone e per i territori. E su questo appunto vi invito a chiedere diciamo spiegazioni alla prefettura, al ministero e quant'altro, attraverso quelli che appunto l'assessore definiva giustamente i tavoli. E, allora, le conclusioni, no? Maiana, sì. Il dirigente forse voleva entrare. Ah, sì, certo, buongiorno. Prego. Molto ci presentiamo in diretta perché ci siamo sempre sentiti per telefono e mai ci siamo visti in diretta. Proprio ieri sera ci siamo sentiti. Ecco, eravamo rimasti che ci saremmo incontrati. Non volevo fare un intervento perché non mi piaceva, oggi mi piaceva soltanto ascoltare e non intervenire, però purtroppo vengo coinvolto e mi piace intervenire. Non mi piace mai parlare degli assenti, però mi piace parlare dell'agire del dipartimento, perché chiaramente l'agire di un assistente sociale, l'agire di tanti, è sempre l'agire del dipartimento. E quando si agisce c'è sempre un perché. Non c'è semplicemente una critica che va fatta. Questo lo vorrei dire a beneficio di tutti, perché quell'applauso non mi è piaciuto molto, perché qua siamo tutti impegnati sul territorio e ognuno che agisce e dice A è perché ha delle ragioni per cui dice A. Quindi vi prego, se ci sono delle critiche che vengono mosse al dipartimento, fatele direttamente alla persona, mai agli assenti. E io prendo a difesa
l'agire del dipartimento. Possiamo scontrarci all'interno del dipartimento, ma di fronte agli altri siamo sempre un pugno unito, e l'agire del dipartimento è sempre legittimato e legittimante. Se noi facciamo la possibilità, se abbiamo la possibilità della segnalazione dal basso, la dobbiamo sfruttare, è vero. Di cui peraltro noi stessi avevamo già parlato. Ma noi abbiamo segnalato 84 neomaggiorenni il primo gennaio. E non capisco perché io devo fare 4 sì e 80 no. E allora è più giusto seguire intanto il percorso normale, che è quello della segnalazione. Poi, se ci sono, scusate la veemenza, ma mi sono arrabbiato veramente, se ci sono delle particolarità, non vulnerabilità, particolarità, perché non stiamo parlando dei vulnerabili, stiamo parlando di neomaggiorenni normali. E ogni neomaggiorenne ha chiaramente una sua storia, un suo percorso, eccetera. Scusi un attimo. Si stava parlando di neomaggiorenni normali. Anche di casi che sono stati segnalati, mi scusi, devo dire la verità, di neomaggiorenni con vulnerabilità molto gravi, ok? Di cui il comune di Messina non ha voluto, parliamo chiaramente, non volete firmare le segnalazioni dal basso, dicendo che non è vostro compito. Qui c'è il servizio centrale, confrontatevi in maniera chiara, tranquilla, e non con questi atteggiamenti. Noi ci stiamo confrontando con il servizio centrale, volevo semplicemente dire che una linea di principio è questa, che è quella che la vulnerabilità, non la particolarità, va segnalata, e la segnalazione può essere fatta anche dalle associazioni direttamente col servizio centrale. Se ci sono delle particolarità, venite a parlarne col dirigente. Se non siete soddisfatti dell'agire del dipartimento, venite a parlarne col dirigente. Il dirigente ogni giorno è là, dalle 8 del mattino alle 8 e alle 9 di sera anche. Quindi se avete problemi, non è questa la sede, vi prego, ma è la sede quella del dipartimento. Se ci sono cose che non vanno, oggi era un momento, ed è un momento di testimonianza e di grande interesse verso i migranti. Non è questo il tavolo, vi prego, non voglio più insistere su questo. Io sto dicendo che l'agire del dipartimento è questo. È chiaro l'intendimento del dipartimento, l'ha detto, è quello che ho detto io, non ho detto una cosa non vera. Ci sono 86 segnalazioni, quindi siccome non si può scegliere, non si fanno se ci sono particolarità, noi abbiamo un rapporto direttissimo con l'ospedale. E quindi con il servizio centrale, quindi noi agiamo. Io voglio semplicemente dire che chi è assente, con tutto quello che faccio un dibattimento. Il dibattimento va in crescita. Mi dispiace che si concluda in questo modo, che è poco piacevole, ma era semplicemente per fare luce e chiarezza su tutte le persone che non ci conoscono, che l'agire del dipartimento è sempre basato sulla legittimità del coso, e tenendo conto delle situazioni, laddove c'è particolarità, con particolarità si agisce, laddove la particolarità non c'è, si agisce nella normalità dei casi, perché casi diseguali vanno trattati in modo diseguale, non in modo uguale per tutti, affinché non ci sia particolarità. Grazie a tutti. Diciamo che il dirigente si è dispiaciuto più che altro nell'aver identificato una problematicità in una persona, ovviamente, quindi è assolutamente comprensibile. Sì, ma si poteva dire una. No, si deve dire, perché sì, ma non si interrompe sempre, non è che si parla una sola. Sicuramente lei poteva parlare anche prima, aveva tutto il tempo per parlare prima. Non del disastrare. Non dopo. Allora, all'ultimo. Io direi di un po' di aggiustare le fila della riflessione, ma sicuramente avremo modo di tornare su questi temi e magari insomma di dare delle, diciamo, soluzioni. Che sono quelle che ci stanno più a cuore nella direzione della presa in carico delle vulnerabilità. Io direi di restituire la parola a Maria Elena e quindi insomma di farci condurre da lei verso le conclusioni, per poi ovviamente riaggiornarci. Insomma, un saluto sarà un arrivederci, non vi illudete, insomma, perché bisognerà continuare ancora a confrontarsi e confrontarsi ovviamente su questi temi. Per comporre, no? Appunto, non dividere, perché ritengo che appunto il tessuto qui a Messina sia molto variegato e ricco in senso positivo, no? Perché è giusto che ognuno faccia la sua parte in una questione così, diciamo, delicata e che ci coinvolge così tanto come l'accoglienza delle persone, come abbiamo detto.
detto. E, in ogni caso, la caratteristica che è venuta fuori da tutti i racconti degli operatori stamattina dello SPRAR, che è fatto appunto innanzitutto a chi ci lavora, perché del beneficiario, è l'attenzione alla singola persona. Ed è questo il faro appunto che noi dobbiamo avere sempre presente, sia quando parliamo appunto, quasi da palissiano, di progettazione individualizzata, ma anche per le cose più tecniche, appunto come può essere la segnalazione dal basso e quant'altro. Il servizio centrale, in quanto diciamo servizio del Ministero dell'Interno, che effettua tutta una serie di attività per conto di quest'ultimo, anche per il collocamento delle persone all'interno dei progetti, e ci tiene ad esserlo, e nonostante l'aumento dei numeri, sempre, io spero si possa dire, attento alle singole situazioni, per cui quanto meglio ci vengono rappresentate, quanto più ci viene rappresentata una situazione di vulnerabilità, ma anche di invece percorso positivo già sperimentato sul territorio, saremo attentissimi a valutarlo e a dire sì, è bene che questa persona rimanga sul territorio, oppure c'è un punto di riferimento altrove, cerchiamo di trovare il modo per spostare la persona laddove ha il suo punto di riferimento. Quindi questo, però, se non ci vengono chiaramente rappresentate le situazioni, non possiamo, diciamo, agire nel senso migliore della persona, per la persona in questione. Quindi massima collaborazione è da parte nostra, insomma, in questo senso non posso che dire questo. Allora, per chiudere, innanzitutto un grazie particolare per una cosa che volevo dire, che è quella di esservi raccontati oggi, e al contempo un rimprovero, perché lo fate soltanto in queste occasioni. E un grazie particolare va invece al progetto di Barcellona e ai suoi operatori, che tendenzialmente si raccontano durante diciamo la realizzazione delle attività, che non sono solo i servizi a linea guida, ma anche quelle che diciamo realizzano a latere, a margine, in più e con diciamo grande creatività anche, così come appunto sono state realizzate in questo triennio. Quindi vi invito tutti a fare delle attività quotidiane, patrimonio comune, non solo col servizio centrale, ma soprattutto con gli altri vostri colleghi della rete regionale e nazionale. Questo forse è il, diciamo, una delle cose, una delle prospettive più belle, secondo me, che, a cui dobbiamo guardare come ufficio e voi come rete territoriale, raccontarvi molto di più, uscire molto di più allo scoperto, perché altrimenti questo SPRAR di cui tessiamo tanto le lodi non viene fuori in tutta la sua invece efficacia e anche positività dei percorsi. Da questo appunto mi viene da dire che bisogna diventare tutti quanti un pochino più capaci di pensarsi in rete, sia rispetto ai propri territori, ma anche proprio rispetto alla rete del SPRAR degli altri progetti che ci sono sul territorio regionale e sul territorio nazionale. Il servizio centrale in questo ha attraversato, diciamo, questo ruolo di collettore, ha attraversato certamente un triennio di poca efficacia da questo punto di vista sicuramente, ma perché c'è stato tantissimo altro a cui pensare, nel senso che con questi bandi continui, voi lo sapete, in realtà chi poi fa l'istruttoria dei nuovi progetti, chi supporta la commissione ministeriale e il servizio centrale, chi effettua il monitoraggio del servizio centrale, e quindi questo ruolo di collettore in questo triennio è venuto un pochino meno, ma siamo pronti a ripartire anche da questo punto di vista. Chiaramente se c'è un interesse da parte anche dei progetti di mettere in rete le proprie competenze, le esperienze che si sono vissute e le risorse che appunto non crediate che da tutte le parti ci sono percorsi positivi, non solo in Sicilia ma anche in altre parti d'Italia,
sicuramente se ci mettessimo insieme come progetti per categorie vulnerabili riscontreste delle difficoltà anche in Trentino Alto Adige dove non pensa base rispetto all'interlocuzione con l'ASP o quant'altro, ma al tempo stesso anche occasioni di crescita. Anni fa, fatto appunto dal servizio centrale, fu promosso questa esperienza dell'Erasmus degli operatori, cioè la possibilità per uno o più operatori dei progetti di andare a fare qualche giorno di esperienza in un progetto territorialmente molto distante magari, ma anche con cui si condivideva la tipologia di beneficiari. Vorremmo riproporla e in ogni caso gli operatori hanno la facoltà di chiedere questa possibilità di andare a visitare i progetti degli altri. Vorremmo darci sempre più il programma di organizzare incontri che in Sicilia non devono essere più su base territoriale, perché come è stato con questo triennio abbiamo visto che non hanno funzionato come volevamo, perché siamo tanti, perché siete tanti progetti e quindi lo scambio alla fine perde molto di efficacia, insomma, ma piuttosto incontrarci su temi specifici, non su categorie progettuali certamente, su temi specifici. E questo mi dà il là anche per dire che tutti i progetti, tutti voi operatori, i comuni e degli enti gestori devono sentirsi protagonisti appunto dell'elaborazione di nuove proposte per la crescita e l'evoluzione del sistema SPRAR sulla base di quella che è appunto l'evoluzione dei beneficiari che vi arrivano nei progetti, sulla base, come diceva prima Mirandola, no? Forse dovremmo ripensarlo questo modello delle persone vulnerabili tutte quante insieme e incrociarlo invece con... Ma il sistema SPRAR è oggi quello che è perché i progetti l'hanno fatto la risalvaguardia. Perché un sindaco appunto dovrebbe decidere sì, ok, mi faccio carico di questa quota di 2,5 ogni 1000 abitanti? Perché il ministero si è già impegnato con una direttiva del ministro a evitare che appunto nei comuni dove si decide, nei comuni e nei territori dove si decide di presentare il progetto SPRAR secondo questa proporzionalità vengano aperti centri di accoglienza straordinaria che sono, lo sappiamo, al di fuori del controllo del comune, perché i centri di accoglienza straordinaria sono oggetto di convenzioni dirette tra prefetture e enti gestori. Sì, sono noiosissima, ora finisco. La clausola di salvaguardia è già attiva, il ministro, il vecchio ministro l'aveva firmata ed è oggetto di presentazione alle prefetture. Quindi già da oggi in Sicilia come nelle altre regioni non ci dovrebbero essere aperture di centri straordinari. Ma sempre, dicevamo prima, è chiaro che la Sicilia, come altre regioni del sud Italia, questo passaggio all'accoglienza diffusa sarà un pochino più lento, perché non è pensabile che in 448 si chiude il centro di accoglienza straordinaria e passi tutto quanto allo SPRAR. Ma questa è la prospettiva. Quello di cui dobbiamo noi oggi parlare, insomma, e l'invito con cui vi lascio è proprio quello di essere voi gli agenti di questo cambiamento sul vostro territorio, coinvolgere gli altri enti locali presentando la bontà e l'efficacia dei percorsi SPRAR affinché effettivamente questa sia una scelta che venga veramente dal basso, che non sia imposta all'alto come finora accaduto e con tutte le conseguenze negative che questo porta, soprattutto in termini appunto di mancata integrazione, di scontento delle cittadinanze e quant'altro. Niente, per ora direi che insomma chiudo, però sono ovviamente sempre qui con voi, aperta alle vostre domande, alle sollecitazioni. Sì, grazie. Grazie a Maria Elena, perché è stata molto ricca le informazioni che ci ha dato.
a parte insomma nell'excursus che ci ha regalato, ma anche nella, insomma, nel proiettarci e nel darci degli aggiornamenti così importanti, insomma, che ci fanno capire verso cosa stiamo andando. E ovviamente poi a lei affideremo le piccole conclusioni a fine giornata. Adesso consentiamo agli operatori che hanno, insomma, preparato interventi, appunto, smesse in comune, cominciamo, diciamo, un po' questa carrellata. Noi oggi li abbiamo voluti tutti, mancherà qualcuno, ma insomma ci sono quasi tutti, i, diciamo, i cittadini e quelli dell'area metropolitana. Quindi pensavo di cominciare con Salvatore Mulletta. Che insomma cominciamo con la città, quindi d'accordo alle metropolitane, così vediamo, cominciamo con la città che sono i più nuovi. Quindi la parola a Salvo, che avrà modo, insomma, di raccontarci quello che succede.